Una bella manifestazione di fede e di devozione, quella che ha visto protagonisti molti spezzini sabato e domenica scorsa nei due giorni di festeggiamenti in onore della Madonna dell'Olmo. Come di consuetudine, sabato sera la celebrazione nella chiesa parrocchiale di Fabiano Alto, presieduta da Monsignor Gianluca Galantini. Alla presenza dei bambini della prima comunione, dei loro familiari e di parrocchiani, la messa ha preceduto la processione verso il santuario con la statua lignea portata a spalla dai parrocchiani giovani e meno giovani che si sono alternati nella fatica recitando il rosario. La figura di Maria, prendendo spunto dalle letture liturgiche del giorno, è stata ricordata nell'omelia da Don Gianluca. La parola del Signore, la parola del Vangelo, noi è nota, ci è nota, la leggiamo, la meditiamo, la ascoltiamo continuamente. Ecco, ci ripete la Madonna quello che ha detto a quei servi, quello che avrà detto sicuramente agli apostoli: fate quello che egli vi dirà, quello che vi ha detto già ormai, ce l'ha già detto Gesù, non c'è più niente di nuovo da dirci, è già tutto nel Vangelo, dobbiamo solo scoprirlo e farlo diventare parola nuova. Ecco, affrontiamo la fatica della processione, il giorno della festa, con questo spirito. Ecco, ascoltiamo Maria, onoriamo, celebriamo Maria, perché in realtà ci parli Gesù, ci suggerisca le cose Gesù, ci faccia conoscere la nostra via, la verità e la vita, Signore Gesù. Poi la faticosa salita al santuario, superando le insidie della scalinata, in un sentiero ripulito con cura dai volontari, sino ad arrivare al sagrato del santuario, dove ad attendere la processione erano presenti altri fedeli, giunti sin dalle prime ore del pomeriggio. Qui è Don Luciano Gattellini, parroco di Fabiano, a celebrare la seconda messa prevista nell'articolato programma di celebrazioni. Il sagrato del santuario, come tradizione, animato dalla fiera di beneficenza, dai banchi gastronomici e dai volontari impegnati negli ultimi ritocchi per preparare la festa della domenica, giornata intensa di preghiera e ricca di celebrazioni al mattino e al pomeriggio, dove è stato il vescovo diocesano, Monsignor Palletti, a celebrare la Santa Messa solenne alle 17. Nell'omelia il Vescovo torna a sottolineare il senso delle letture, i passi del Vangelo, dove il Signore rivela di essere la via, la verità e la vita, parole non facili da comprendere, neppure per i discepoli, ma le uniche in grado di portarci al Padre. E Gesù ci porta al Padre, Gesù ci porta al senso pieno della nostra vita, Gesù ci dà la ragione vera della nostra esistenza. Oggi questo noi lo vogliamo fare alla luce della figura di Maria, la quale è indissolubilmente legata a Gesù, è mamma. E siccome Gesù ha legato a sé tutti i suoi discepoli, ha voluto che sua madre diventasse anche nostra madre. Quasi a dire, se sei entrato nella casa di Gesù non ci esci più. E se hai incontrato anche gli amici o addirittura la mamma di Gesù, non puoi più dire quella donna che è in casa, perché è diventata tua madre, devi dire mia madre. Tanto ci vuole uniti dentro al suo progetto. Ecco, allora l'accogliamo così, chiediamo che il Signore illumini la nostra mente e ci faccia comprendere che se vogliamo essere discepoli non possiamo mai essere separati da Lui che è via, verità e vita.